Allora, l'ultima relazione è affidata al dottor Marco Stefano Birtolo, che ci intratterrà sul tema i diritti di quali animali. Il dottor Birtolo ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia politica presso questa università, è coordinatore del comitato editoriale della rivista scientifica interdisciplinare politica.eu. È autore di vari saggi e articoli pubblicati su riviste scientifiche e della monografia sul ritorno delle religioni, secolarismo e democrazia alla prova del multiculturalismo. A lui la parola. Grazie, innanzitutto ci tengo a ringraziare la professoressa Fiorentino e il professor Schivitani per avermi coinvolto sia nell'organizzazione di questo ricco e stimolante convegno e anche per avermi spinto ad approfondire un tema con il quale mi ero incominciato a confrontare quando avevo ripreso lo studio e l'approfondimento del concetto dei diritti umani dal punto di vista filosofico-giuridico. La cosa che mi aveva colpito, riscoprendo soprattutto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è che quando si è festeggiato il 70° compleanno della Dichiarazione nel 2018, in diversi convegni, e qui ho portato un esempio, ad essere invitati come relatori sul tema dei diritti umani erano anche studiosi che a vario titolo si occupavano di diritti degli animali, cosa che sicuramente 20 anni prima non sarebbe capitata. Io qui ho portato un esempio, questa è la raccolta degli atti di un convegno, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, curata da un professore ordinario di storia delle dottrine politiche, Raffaella Gherardi, nella quale c'è un saggio dedicato ai diritti degli animali. Quindi questo è stato il primo elemento che mi ha spinto ad approfondire la questione. E l'altro è stato dettato dal fatto che, ristudiando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, mi sono imbattuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, degli animali, chiedo scusa, che è stata sottoscritta e redatta dalla Lega Internazionale dei diritti degli animali nel 1978, cioè proprio 30 anni dopo il 1948, e a Parigi, esattamente nella stessa città in cui era stata sottoscritta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e anche con un richiamo, in questo caso non più solo esterno, ma sostanziale, proprio nella redazione di questa carta. Per dare un esempio, leggo l'articolo 1. Sono entrambe due dichiarazioni, sia quella universale dei diritti umani che quella universale dei diritti degli animali, due dichiarazioni brevi. Quella dei diritti umani è di 30 articoli, questa è di 14, frasi brevi, concise. Articolo 1 della dichiarazione del 48. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale. Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Il richiamo è subito evidente ed è chiaro che coloro che hanno redatto quella carta lo hanno fatto idealmente riferendosi alla Dichiarazione del 48. Allo stesso modo, la giornata internazionale dei diritti degli animali è il 10 dicembre, stessa giornata dedicata ai diritti umani. Così come pure in molti dei documenti che vengono pubblicati in questo periodo si fa riferimento alle cosiddette cinque libertà degli animali, che in qualche modo richiamano una delle teorie forse più accreditate alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sono le quattro libertà di Roosevelt, che nel 1941 in qualche modo rappresentano una novità.
Quindi il mio interesse è nato proprio perché effettivamente chi si occupa di diritti umani ormai incomincia a prendere in considerazione anche la questione dei diritti degli animali. Chiaramente la questione fondamentale è già stata detta e quindi io cercherò anche di essere breve perché moltissime cose, soprattutto nella prima sessione di questa mattinata, sono già state dette. La domanda della delle domande, dicevano i professori Scintani, Abate e Bindi, è: ma gli animali non umani sono dei soggetti di diritto? Questa è la domanda, ed è una domanda che riguarda appunto l'attribuzione della soggettività giuridica anche agli animali non umani. E le risposte a questa domanda sono state varie, ma quelle, diciamo, maggioritarie sono state due. C'è chi ha risposto in maniera affermativa e chi ha risposto in maniera negativa. Chi risponde in maniera negativa riconosce una irriducibilità degli animali agli esseri umani, degli animali non umani agli esseri umani. Quindi c'è una differenza ontologica. Dal punto di vista storico-filosofico, questa differenza ontologica può essere ritrovata ripercorrendo gli autori classici. Ieri è stata la professoressa Fiorentino che ha esordito citando Aristotele, oggi l'ha ripreso la professoressa Abate, ma in diversi interventi si è sempre partito da Aristotele. Si potrebbe proseguire idealmente con Cartesio e Bacone, che consideravano gli animali come incapaci di soffrire e li assimilavano a delle macchine, o nella migliore delle ipotesi potremmo andare a riprendere Tommaso d'Aquino e Kant, che non riconoscevano una soggettività giuridica agli animali, ma che invitavano gli esseri umani a non trattarli in modo crudele. Quindi chi di solito sostiene questa visione, che è una visione antropocentrica, l'abbiamo detto, divide il mondo in due. Da un lato ci sono gli esseri umani e dall'altro tutti gli altri esseri viventi. Chiaramente questo è stato chiamato specismo, ed è stata appunto quella tendenza contestata fortemente in ambito filosofico-giuridico e filosofico-politico dal cosiddetto movimento animalista, le cui origini però, a mio avviso, si possono rintracciare in tanti riferimenti precedenti, senz'altro, ma le cui origini, a mio avviso, si possono ritrovare in un autore classico della filosofia del diritto, che è Jeremy Bentham, che nel 1789, era un utilitarista, scrive un saggio, l'introduzione ai principi della morale e della legislazione, e pone una domanda fondamentale. E dice: quando parliamo degli animali, non ci dobbiamo chiedere se possono ragionare o possono parlare, ma la vera domanda di senso è: possono soffrire? In questa maniera, Bentham introduce una novità nel dibattito. Perché? Perché la ragione per la quale gli animali erano esclusi dall'idea di avere una soggettività giuridica era dovuta al fatto che l'uomo è dotato di autocoscienza e gli animali no, che il pensiero razionale ce l'hanno gli esseri umani e gli animali no, e che, l'abbiamo visto soprattutto ieri, la comunicazione avviene soltanto appunto tra esseri umani, ma tutto il convegno che abbiamo organizzato si è svolto proprio smentendo, no, questo assunto. Ieri abbiamo visto come la comunicazione tra gli animali e tra gli animali non umani e gli esseri umani, insomma, esiste come. E in questo senso è stato molto interessante integrare le varie discipline, proprio perché molto spesso a chi parte da un punto di vista filosofico, lo dicevamo ieri anche in vari interventi, soprattutto nella ricaduta applicativa, ecco, manca quella parte che è estremamente utile e che aiuta fortemente ad approfondire. Quindi dicevo che la tesi che in qualche modo prova a smontare questa visione antropocentrica è quella di Bentham. Bentham scrive nel 1789 e poi mi viene da citare soprattutto un altro autore, sempre inglese, Henry Salt, che invece scrive alla fine dell'Ottocento, in cui
in maniera molto, molto chiara, Salt dice gli animali inferiori possiedono diritti? La sua risposta è sicuramente se li possiedono gli esseri umani. Quindi, a mio avviso, è appunto nell'utilitarismo inglese che si può ritrovare questa traccia di riconsiderazione, di considerazione per la prima volta in senso pieno della soggettività giuridica degli animali. E tra l'altro questa cosa è talmente evidente che i testi che hanno rappresentato, almeno questo lo dico sempre in un panorama filosofico e filosofico giuridico e politico, i testi che hanno rappresentato una rivoluzione dal punto di vista della considerazione degli animali come soggetti giuridici, a mio avviso sono due, ormai sono testi datati, sono degli anni 70 del Novecento, quello di Peter Singer, che è Animal Liberation, e quello di Tom Regan, che invece è The Case for Animal Rights. In questi due testi, che sono testi diversi ma che sono accomunati da una tesi di fondo, ecco, si ha una vera e propria cesura, perché sono questi, a mio avviso, i due testi che poi anche i filosofi del diritto che adesso approfondiscono questa questione si richiamano, penso ad esempio a Francesco Viola. Sono questi due testi che in qualche modo, ripeto, costituiscono una cesura. E perché? Perché provano a mettere in discussione l'assunto principale che aveva escluso gli animali non umani dall'essere soggetti giuridici, e cioè il fatto, il fondamento dell'argomento dell'unicità della razionalità umana. Adesso molte cose sono già state dette, quindi io non le ripeto, anche perché ormai siamo tutti sicuramente un po' stanchi, ma ci tengo a citare, soprattutto a mettere in luce l'argomentazione che Peter Singer utilizza per destituire di fondamento quest'idea che solo gli esseri umani avrebbero la razionalità di un certo tipo. E Singer utilizza il metodo dei cosiddetti casi marginali, cioè prende in considerazione tutti quei casi che nella cosiddetta specie umana non presentano gli elementi di razionalità che tutti si aspetterebbero, ma che pure sono soggetti di diritto. La professoressa Abate ha fatto prima il riferimento, ad esempio, alle persone con disabilità molto gravi, a cui nessuno si sognerebbe ovviamente di togliere i diritti. Peraltro, anche in ambito di dichiarazioni internazionali, ci sono tante dichiarazioni che proprio nei confronti delle cosiddette categorie svantaggiate, a cui anche la professoressa Bindi faceva riferimento, c'è un interesse e un'attenzione ulteriore da questo punto di vista. Quindi, ad esempio, l'altro caso al quale il professore faceva riferimento è il caso dei bambini. Singer mette in luce come se riconosciamo dei diritti ai bambini, allora dobbiamo prendere in considerazione anche il fatto che gli animali possono avere diritti. E sulla base di quale elemento, da che cosa è fatta questa soggettività giuridica? Dal fatto che la caratteristica principale degli esseri viventi è che sono esseri senzienti. Oggi cosa riconosciuta nel Trattato di Lisbona, all'articolo 121 lo si dice chiaramente, anche se poi, certo, a livello più divulgativo questa cosa non sempre arriva. Quindi le caratteristiche del modello di soggettività per Singer sono avere credenze, avere coscienza della propria identità nel tempo e avere interesse alla conservazione del proprio essere. Questi tre elementi, che a suo avviso sono riscontrabili negli animali non umani, di per sé fanno sì che anche gli animali non umani abbiano una soggettività che dal punto di vista filosofico-giuridico si deve tradurre in una soggettività giuridica. Qualcuno dice è uno standard troppo basso,
Ad esempio Reagan, che è l'altro autore che ho citato, criticherà Singer proprio perché dice: beh, in questa maniera però includiamo molte specie animali. Singer invece, da un punto di vista più giusnaturalista, dirà che bisogna considerare come soggetti di diritto quelli che lui chiama i soggetti di una vita. Anche qui sarò brevissimo. Lui dice, qui devo citare perché a mio avviso è significativo, gli individui sono soggetti di una vita se hanno credenze, desideri, percezione, memoria, senso del futuro, vita emozionale, sentimenti di piacere e di dolore, interessi, preferenze, interessi, benessere, capacità di dare inizio all'azione in vista della gratificazione dei propri desideri. Coloro che soddisfano il criterio di soggetto di una vita possiedono uno specifico tipo di valore. Adesso questi sono elementi di una certa importanza, ma mentre io ascoltavo gli interventi, soprattutto quelli di ieri, delle sessioni sia mattutina che pomeridiana di ieri, la sensazione è che gli animali non umani di cui abbiamo parlato rientrino nella categoria di soggetti di una vita di Tom Reagan, assolutamente. E quindi proprio per questo anche a loro, così come a quegli esseri umani che presentano, come dire, quegli esseri umani che ho definito attraverso Singer come i cosiddetti casi marginali, dimostro quindi se c'è un riconoscimento in quella direzione, ci deve essere anche nell'altra direzione. È chiaro che in questo caso non si può intendere, non si possono intendere gli esseri umani come specie e neanche gli animali. Ed è qui che in questi autori entra l'elemento per i quali gli animali sono degli individui, vanno trattati come individui, altrimenti anche il diritto avrebbe poco senso, potrebbe la soggettività giuridica prevede che uno tratti il soggetto come un individuo, appunto. Certo, non si riferisce ai gruppi, o meglio, si riferisce ai gruppi solo quando questi realizzano l'individuo. Chiudo dicendo, lanciando soltanto questa riflessione, che in Italia, secondo me, ha avuto il merito di sottoporre soprattutto Valerio Pocar, in questo libro, ma ne ha scritti diversi, è un sociologo del diritto, Gli animali non umani. Pocar si concentra su un aspetto e dice benissimo, Singer e Reagan hanno sicuramente aperto un dibattito che prima era chiuso. Ma a quali animali si riferiscono? E verrebbe da dire anche a quali animali noi ci siamo riferiti all'interno del convegno. Ad esempio Reagan dice chiaramente i mammiferi che hanno superato un anno di età. I mammiferi e anche gli umani, ovviamente, nella sua ottica. Singer non è così selettivo. Singer invece, sostenendo che appunto un soggetto è colui che è capace di sentire, provare dolore, ecco, Singer ha sicuramente, include sicuramente molte più tipologie di animali, ma come il professor Cimatti, che purtroppo non è stato qui con noi, suggeriva nel suo abstract, parlare di animali non umani è parlare di tutto e il contrario di tutto, nel senso che parliamo di un'infinità di specie. Quindi Valerio Pocar, riprendendo alcune delle intuizioni di Singer, dice attenzione perché, e questo si ricollega a quello che diceva la professoressa Bindi, e c'è una gerarchia che poi viene fatta tra gli animali. Quindi quali animali sono dei soggetti di diritto e quali ad esempio non lo sono? Questa è una questione veramente a mio avviso gigantesca, anche perché se dovessimo estenderlo in maniera radicale, questo significherebbe dover riconfigurare completamente non soltanto il diritto come strumento di regolazione, va bene, sì, il diritto, ma proprio le nostre vite, la nostra vita quotidiana dovrebbe cambiare drasticamente se accettassimo radicalmente questo tipo di assunto. Peraltro, adesso ieri ci dicevano le colleghe
che si occupano, diciamo, della parte scientifica, si comincia ad andare in quella direzione. E quindi l'interrogativo che secondo me solleva Pocar è un interrogativo che sicuramente andrà affrontato, cioè quali animali decidiamo di includere in questo criterio di soggettività giuridica? Chiudo dicendo che la curiosità, alla fine, la sensazione che ho avuto è che la tipologia di argomentazioni che viene spesso utilizzata non sia poi così differente da quella che è stata utilizzata per i diritti umani. Perché anche nel caso dei diritti umani, di cui oggi si proclama l'universalità, beh, prima di raggiungere l'universalità, faceva riferimento il professore alla questione degli schiavi, ma potremmo fare riferimento alla questione dell'indios. Hanno un'anima o non hanno un'anima? Fin quando è stato detto che non hanno un'anima, non erano nella sfera dell'umano. Si è fatto riferimento, la professoressa faceva riferimento alla questione femminista. Potremmo fare tantissimi riferimenti. E anche qui la sensazione è che si sia partiti dagli animali più vicini a noi. Non a caso chiamiamo animali d'affezione il cane, il gatto, cosa che probabilmente però un cinese, soprattutto ad esempio con riferimento al cane, non farebbe. Quindi anche qui entrerebbe una dimensione culturale che ora non possiamo dire, ma in qualche modo, la sensazione è che anche in questo caso si sia partiti da un punto, ma gli elementi di esplorazione ulteriore sono giganteschi e se veramente la ricerca anche scientifica andrà in questa direzione, o saremo pronti a cambiare completamente i nostri stili di vita, oppure si darà la situazione che si dà oggi, e cioè che la legislazione è fatta di solito in funzione degli esseri umani e che gli esseri umani, in quanto più forti, hanno la preminenza. Grazie.